Ed eccoci ritornati in un nuovo video, io sono Fans, come al solito insieme a Robby. Questa volta per l'album di Massimo Pericolo, Le cose cambiano. È uscito da pochissimo, sono 16 pezzi, uno l'ha già droppato ma adesso ne parliamo. Massimo Pericolo, Robby, dici un po' un'infarinatura. Massimo Pericolo, nato a Gallarate, nome, il suo nome d'arte Massimo Pericolo, lui si chiama Alessandro Vanetti e ricordiamo innanzitutto il suo primo album che è Scialla Semper, che deriva appunto dall'operazione antidroga, Scialla Sempre, appunto, quando è stato arrestato all'età di 17 anni. Okay. Ha vissuto in prigione per diversi anni, e appunto dal 2014. Poi nel 2019 esce questo album che è diventato in pochissimo tempo uno degli album rap più ascoltati. Sette tracce, quindi un album molto corto. Però, vabbè, credo che la hit sia la prima, che è 7 miliardi. Quella, madonna, sì sì. L'abbiamo ascoltata in tutti i club, in tutti i nostri momenti, in quegli anni. Poi dopo c'è stato l'album Solo Tutto, diciamo un album diverso, più affermato. E vediamo, diciamo, questa consacrazione, diciamo, ha detto così il grande Massimo. Quindi gli unici album che ha fatto sono questi qua, o almeno qua su Spotify io vedo questi. Dal sì, 2019, no? Okay. Due album, questo è il terzo. Sì. Allora, io direi che possiamo anche partire. Tanto la tracklist, insomma, sappiamo che ci sono dei feat importanti, li ha spoilerati un po' su Instagram, c'è Gue, certo. C'è Baby, insomma, ce ne sono Tedua, Emis, insomma, tantissimi. Quello che ha spoilerato è l'outro, quindi l'ultimo, è partito dalla fine, insomma, non parlarmi. Partiamo invece dalla intro, Massimo Pericolo. Vediamo, 3, 2, 1, via. Massimo Pericolo non è come vorresti, Massimo di fans. Massimo Pericolo non si concia come un trans. Massimo non è cresciuto coi tuoi, Massimo Pericolo non è cresciuto coi suoi. Massimo Pericolo non odia le donne, Massimo Pericolo le adora ste troie. Massimo Pericolo compra le borse costose alle troie, non è la persona. Questa secondo me è una bomba, eh. Allora qua posso dire che parte proprio staccandosi da quella che è un po' il mainstream, no? Cioè, proprio politicamente scorretto al massimo, anche all'inizio ne spara di ogni. E vabbè, direi che chiaramente è una canzone che parla di sé, insomma, parla di lui. Sì, diciamo, S Magazine stamattina, cioè, è uscito un post oggi pomeriggio che ha detto che è l'intro migliore del 2023. Ne abbiamo sentite tante di intro, però ecco, questa forse è una delle intro più dirette, cioè proprio ti colpiscono. Bravo, dritto il punto. Sì. Secondo me, io già da questa canzone ho già l'idea di come sarà l'album, cioè è un intro, qua dice le cose cambiano, però è un intro che lui non sarà mai tutto questo, dice Massimo Pericolo non è, quindi vediamo un po' cosa racconterà nell'album. Esatto, è un po' un contro politicamente scorretto, poi dice non fotto gli amici, e ricordiamo che è una delle canzoni più famose forse anche dell'album. C'è è la Amici, certo, proprio è Amici che... assolutamente. E, insomma, anche chi non lo conosce secondo me con questa canzone si fa un'idea, no? di chi è. Sì, assolutamente, sì sì. Andiamo avanti alla prossima, che è Diluvio con Fight Pausa. Forse io non sono diverso, ma ho cambiato il contesto, sono a fare le ombre, mi danneggiano l'immagine se mettono piede in studio. Signore, chissà se staremmo meglio. Io non sono diverso, ma ho cambiato il contesto, sono a fare le ombre. Io devo dire che questo Fight Pausa non lo conosco, non lo conoscevo. Anch'io. Ho guardato sul profilo e ho visto che compare in Scialla Semper, quindi in realtà ritorna, è un ritorno. E sì, sicuramente la canzone più personale, più tranquilla. Forse dal primo album uno non si immagina, non avrei mai immaginato un Massimo Pericolo così, una canzone su passi molto più melodici, su un ritornello così. E... Beh, in realtà anche nell'ultimo album ce n'è qualcuna così. Sì, assolutamente. Comunque, è l'altra faccia della medaglia di Massimo. È difficile, secondo me, trovare qualcosa di brutto che non vada bene e criticarlo. Comunque la penna, quello che scrive, per me lui è uno dei migliori della nuova generazione. Quello assolutamente. Ormai è già sui 31 anni, quindi magari non si può chiamare la nuova generazione dei giovincelli, magari dei ventenni, però comunque... No, okay. Degli ultimi che sono usciti, perché abbiamo avuto successo effettivamente tardi rispetto ad altri, un po' per quello che è successo, però
secondo me è una delle migliori come scrittura delle nuove generazioni. Come... Io andrei subito alla prossima, che è Money Love. Qua troviamo Amy Schiller invece. Potrei passare una notte con tutte, ma voglio passare la vita con te. Potrei comprare anche tutto Footlooker, ma metterei sempre le stesse TN. Mi costa quando morirò. Io da lui i soldi che ho sono la mia libertà, ma quelli che inseguo la mia schiavitù. Oh, finalmente questo spoiler che sentivamo da tantissimo tempo. Se posso anticiparti, dico che questo è proprio un pezzo che mi aspettavo dall'album di Massimo Pericolo. Cioè proprio, esatto, lo spoiler drill l'avevamo già sentito di Anche Io, questa base drill che messa insieme a Massimo Pericolo aveva creato molti sospetti, diciamo. Molti avevano detto, posta, ci sta, non ci starà bene, non ci starà bene, però... È una base drill con un gran ritornello. A me questi ritornelli... con una voce femminile o comunque anche con diciamo cori mi piacciono tanto, sì. È un po' stile 15, mi ricorda un po' 15 piani, un po' quel ritornello, quello dei bambini, esatto, vagamente. Poi vabbè, Amy e Massimo insieme, top, questo bene, perfetto per bene. L'album, per come è iniziato l'album, questo è un pezzo perfetto. E secondo me non sarà da meno anche il prossimo con Tedua, che è Straniero. Non è la musica più cool. Io mi ricordo chi ero, difendo quello in cui credo. È così grande che mi cambia fuso orario. Quante case ho cambiato, però almeno ho viaggiato. E la Madonna, e la Madama, 15 anni già vendevo i grammi per la strada. Col passaporto straniero, potrà fare male ma comunque non so cedere. Io sempre ci ho creduto, ogni vedo te ma con lei. Ma vorrei solamente avere un break NBA. Musica, un amico a quattro zampe non ti giudica. Parole che ti pungono è la mia lingua ruvida. Mi case stu casa. La chiude così. Tedua sempre col suo stile. Sarò di parte io, però è incredibile. No? Ogni volta Tedua riesce sempre, secondo me, a stupirmi. Ogni volta. Cambia il flow, cambia la canzone, cambia il modo di rappare, il suo modo di rappare, cambia proprio il ritmo, cambia le ritme. Cioè... Beh, però lo stile è quello, dai. Cioè, come dire, lo no? Stile è questo quello, però parlato... per dire anche magari rispetto all'ultima canzone con Sfera, o soprattutto la canzone che è uscita lunedì, tra lunedì e martedì con Capo Plaza, che è un pezzo che è entrato nella Divina Commedia, che si chiama Parole Vuote, la solitudine, che gli ha, vabbè, gli ha dato, sì, il cielo, gli ha accettato il cielo. Però qua ci sta benissimo lui nel pezzo, cioè in questo pezzo. Poi vabbè, Massimo racconta tutta la sua storia da Gallarate, racconta del sud, perché lui ha fatto l'infanzia a Catania e poi dopo torna al nord. A Brebbia, infatti Brebbia si sente spesso, inshallah, sempre. Va bene, vediamo Totoro 2, 3, 2, 1, via. Qui non siamo a Milano, la mia sponda del lago, non è quella dove vai in vacanza di gatto. Dietro al supermercato. È la mia vita, vieni a vedere, siamo in... San fermo, crepe sull'iPhone, come tele di ragno, in quel fiume inquinato faccio sta... È un bel manifesto del successo, del continuare a crederci, di non smettere mai. E lui ce l'ha fatta, quindi in molti altri ce la faranno. Diciamo un po' il concetto, un po' le cose cambiano, si sente un po' da questo pezzo. Questo è anche molto commerciale, forse, ritornando molto da hit. Sì, ma non lo so, perché lo stile è sempre quello... Secondo me è carico tipo nel ritornello così, sì. Però in realtà come mood mi porta sempre un po' più... È un po' malinconico. Ma ecco, malinconico. Bravo, esatto. E... Feel the Dai, mood... c'è Nico Pandetta. Ah no, ciao frate adesso, ciao frate. Allora, ciao frate. 3, 2, 1, via. Ciao frate, qua fuori tutto bene, se ti può consolare, non ti perdi niente. Sono qui che ti aspetto, il disco che sto facendo, manca solamente mio fratello. E voglio di più, dei miei reati, hai detto tu, tutta sta gente.
Bellissima questa lettera, no, Nico Pandetta, E infatti, perché esatto, volevo dire anch'io, credo che sia una strofa per lui. bellissimo, bellissimo, sì. Gli dice resisti, forza, tu che sei mio frate, no, quindi Non sono un ascoltatore fisso di Nico Pandetta, conosciamo qualche pezzo, soprattutto, vabbè, Pistola nera Fendi, però, quelli sì, no, quelli più la noti, strofa di sì. Massimo Pericolo, esatto, di YouTube, benissimo, bella, bella. Molto bella. E la prossima è con Speranza, che l'abbiamo visto un bel po' di volte in questi anni, come feat soprattutto, e spacca sempre, quindi vediamo un po' Bel su. napoletano tosto. Buoni propositi. Speranza era fiducia anche. Ah, ok, non lo vedevo perché qua nel laguno. Non dire first e pit per tuo figlio di meno speranza. Sei figlio di papi, non figlio della strada. Io in una bara. Alessandro, stai calmo col cazzo. Mi prendo, rubo, fumo. Sei sì, io non ho studiato per dare una mano in casa. Non dire first e pit per tuo figlio di coda fragola. Questo è il pezzo che forse per adesso preferisco, cioè mi Questo gasa proprio è un pezzo troppo. da scialla sempre. Ecco, per ora abbiamo stati pezzi abbastanza malinconici. E Più o questo meno sì, questo qua è quello che è il pezzo che ti spacca. entra in scivolata, proprio Yes. ti spacca in due. Mamma mia. Darebbe la figa per un menù McDonald's, è perfetto per questa giornata. Non so se hai sentito cosa è successo ieri, soprattutto ai No. McDonald's. Come no, c'era file chilometriche per prendere il menù del crispy a 3 I euro. crispi a 3 euro, Sì, no, no, ma no, una non sono roba informato, assurda. ho visto Gente che che si menava in mezzo alla strada, quindi sì, è è attuale la proprio frase, è uscito attuale. il giorno giusto, dai. Sì. Fit azzeccatissimi, uno più carico dell'altro. Rapido, ho un po' guardato, non l'avevo mai sentito. Speranza, abbiamo anche Speranza visto sì, spesso. anche un album, comunque lo troviamo esatto come detto in tanti feat. Per me lui è fortissimo. Vorrei correggere, dire che è di Caserta, scusate che ho No, detto che è di Napoli. diciamolo, se no Vedo si che di Napoli, ammazzano, esatto. piccola correzione, però dai. Sono curiosissimo della prossima, senza di me, con Baby Gang. 3, 2, 1, via. Parti errori, senza voltarti, corri, siamo bastardi fuori, ma con i tacchi. Adesso ci siamo stati invece gli unici, ad odiarci per motivi così futili. Le una zona dietro ai tipi di Ike. E sai chi sono, bebè, stai senza. Allora, penne molto commoventi, sample sentito e risentito, che però si sposa bene comunque. Qua siamo esatto, c'è un po' ritornato Sì, siamo scesi al dalla malinconico. montagna. Però vabbè, ci Innanzitutto, sta, come dicevo, è giusto perché. però ricordiamo innanzitutto di tutti i produttori che sono diversi, che per il momento ne abbiamo ancora citati, c'è cioè Shune, tra tutti, poi vabbè, anche io l'abbiamo già sentito, poi troviamo Second Roof, Crookers, insomma, e troveremo anche una sorpresa che però ti dico dopo. Ah, ok, te già lo sai, noi non lo sappiamo. Okay. E comunque sì, dicevo, non so chi l'ha prodotta questa qua in particolare, ma il sample comunque no, risentito, sentite risentito, no? Diciamo, Questa batteria. Massimo ha detto anche che di Baby Gang in un'intervista recente che non l'aveva ancora incontrato, l'ha incontrato recentemente, quindi Ok. sono poi passati i pezzi, lui ha detto che nel giro di una settimana gli ha rimandato la strofa. E anche Baby, secondo me, forse è un po' sottovalutato, non lo so, io sono sempre dell'idea che lui dovrebbe meritare più successo, Baby Gang. Ma io mi ricordo qualche suo album, uno in particolare tempo fa, qualche anno fa, e quello lì mi piacque molto. Poi è chiaro che non l'ho mai Forse tutte le ascoltato. vicende anche che gli girano attorno, Sì, extra, sì. oltre alla musica, e Sono quelle cose che ti fanno un po' scendere, no? Tutto quanto l'artista. Poi, assolutamente. però la musica rimane musica e spacca. Con la prossima che è Come Aria. L'Italia, quanto si mangia, quanto si balla, quanto avanti Milano, tutti quei party, tu. Chi sei, tu ci sei per me, io ci sono per te, dal tuo stesso niente. La polizia mi ferma di nuovo, dallo stato, né da nessuno, dice chi sei, chi sei, chi sei. Che bello questo jazz, questa Vero. trova finale.
Questo è un beat, una produzione diversa che ci sta. Che ci sta un bel nuova per questo album, sì. Ma è un pezzo molto dance. Vedi, secondo me il bello di questi pezzi è che per una parte sembra molto tunes, molto carico, e poi c'è la parte quella un po' più... forse per certi versi romantica, per certe strofe, ma sì, diciamo è difficile dare un genere unico, forse anche il bello di quest'album, però è difficile dare un genere unico al pezzo. Il tema è sempre molto, diciamo, il tema è molto centrato, mentre invece tutto il genere, il mood cambia, secondo me. Beh, poi ricordiamoci anche del titolo, no? Le cose cambiano, che... assolutamente. È centratissimo. E andiamo avanti con... le cose cambiano, ok, perfetto. Le CC. Con il titolo, le CC. 3, 2, 1, via. Le cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo. Ti senti vecchio a 30 anni come Benjamin Button. Non voglio... se tu lo vuoi dovresti farlo, 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 farlo. Canzone, anche se mi stresso, per la situazione è uguale per tutti. Ma senza il fisico non c'è la mente, e quando non avevo i soldi non facevo niente. Quello che ho perso, l'istinto mi dice che pensarci è superfluo. Oggi pensi che puoi cambiare le cose cambiano in continuazione. Vero, però penso è cielo, quindi non è vero che sono un po' vero. No, allora qua c'è la sorpresa, c'è la grande produzione di Dardust. Quindi ha portato ad Ardas questa, e wow. Posso dire che già da quando è cominciata si sentiva, cioè, obiettivamente sì, è una produzione di un altro livello, secondo me questa, Per me da come è partita la produzione siamo su un altro allora, livello. Non l'avevo riconosciuta, però si distingue un bel po' lui, Dai, forse c'è un cambiamento qua, forse cambia l'album, non lo so, sembra che ci sia un po' una rinascita in questo pezzo rispetto a quelli di prima, quindi vediamo... Ah, potrebbe essere uno stacco, dici. Infatti adesso parte esatto, un punto di ripartenza, non lo so. Sarebbe bello, sarebbe tanta roba. Adesso infatti c'è lo skit che potrebbe stare a separare questi due skit eterno. Cose. 17 anni proprio come la durata. Una dopo l'altra? Sì. Fino a domani nada. Sono Ale, ci apri che entriamo. Fesso, che sto diventando fesso. Così fuori lo stesso urologo dei colleghi. Le fonti rode già in aria come un drone. Nella che non insulta di persona. Io sono il tipo di persona. Baby, io quando ti ho vista eri molto molto diversa da Insta. Gandolph, G.U.E. Pompa quella gangsta shit. Una calamita. Bella bomba, bella bomba. Gue, che cazzo, cita anche Salmo, mi sembra, no? Quel giro là del cazzo del cane, mi sembra l'abbia preso da Salmo. No, l'ho già sentito. Comunque è devastante. Avevo trovato il mio pezzo migliore, il pezzo migliore che era Le cose cambiano, invece cazzo Gue, madonna, ma come si fa? Cioè... Arrogante, cambia anche lui la voce, e... poi vabbè, la seconda parte come iniziare a fare è il suo, cioè vabbè, lo conosciamo ormai, non c'è più nulla da dire, c'è poco da fare. Io parlerei moltissimo dello skit, ecco, forse questi sono degli skit più belli che abbia mai sentito di questo racconto che ho visto parla di lui, di Vane con Pietro, questo suo amico, e di queste 24 ore vissute insieme, quindi dal pomeriggio in treno al dormire insieme, a colazione dopo, e lo skit ci chiude con loro che vanno a prendere il treno. Quindi parla un po' di queste difficoltà, si chiude il cerchio, esatto, di quello che hanno vissuto. Andiamo avanti con il prossimo pezzo che è Povero Stronzo. Quello che resta di un amore è solamente una canzone. Rumore, se nel fondo ci sei tu, il mondo sotto un cielo buio. Quello che resta del tuo Dio. Quando non ci credi più, prendo come un devo che show, soldi fantastico, no. Beh, Crooker è sempre stato uno dei suoi produttori. Adesso non vorrei dire una boiata così su due piedi, però Scacciacani, secondo me, l'ha prodotta lui, Massimo Ketama e Massimo Pericolo. Ok, non lo so. Comunque sì, la canzone quella lì fu forse uno dei successi più rilevante. Andiamo avanti con la prossima che è Insieme. 3, 2, 1, via. Ci sei, va bene, sei meglio di tutte le tipe della tele. Dopo il party tu non preoccuparti perché sto con te.
tacchi, baby. Se il mio mondo è la mia baby girl. Beh, questa è quella che mi ricorda un po' di più Stupido dell'album di Sofì. Esatto, volevo assolutamente dirlo anch'io. È proprio... è su quel mood amoroso. Esatto. Cioè, esatto. La dedica per la sua fidanzata. Ah no, guarda, io qua proprio di gossip ne so ben... Però, esatto, anch'io non ne sono troppissimo informato. Mm-hmm. Però, esatto, è una bella canzone d'amore. Diciamo, forse mancava al momento una canzone così. Sì, forse sì. Cioè, che così tanto d'amore, un po' romantica, sì. Non c'era ancora nell'album. Siamo ancora qua, anche noi siamo ancora, ancora qua. Qua a bere insieme, non più tutte le sere, festa quando mi faccio vedere, anni e ieri, senza sapere il mio futuro, se andava bene. Siamo ancora qua. Va a chiudere un po' tutto il cerchio, tutto... Esatto, perché tutto le cose cambiano, siamo ancora qua. Nonostante tutto, siamo ancora qua. E anche questa super magari introspettiva, no? Sì. Molto interessante il racconto di Brebbia che dice che quando va a trovare tutti gli amici, tutti quelli con cui è cresciuto, sì. La vede sempre illuminata, sempre bella, però la vede in un modo diverso, diciamo. Mm. Non è bella conclusione, non è l'ultima, però l'altro è già parlarmi uscita. Che è già uscita, quindi la skipiamo, molto bella, e però devo dire che ha fatto un bel lavoro, Sono 16 tracce con dei feat... importanti, tutti azzeccati. Lo skit anche, come dicevi te, è molto interessante, sarebbe da ascoltare bene poi, perché comunque dura un bel po', però racconta, no, 24 ore di giornata. Beh, diciamo, è stato un è partito con un album che ti ammazza come Scialla Sempre, e poi un mix di Scialla Sempre, qualcosa di nuovo in solo tutto, solo no, come si chiama, solo tutto. Esatto. Non so, è un po' uno simor, no? Solo tutto. Sì, carino, per dire solo tu, io infatti ero... Solo tu, che è quello che poi dice in Stupido, ma... Stupido, però l'hanno solo tutto, e poi solo qua, tutto. Diciamo, c'è un nuovo Massimo Pericolo, questo malinconia che porta dietro tutto l'album e questo racconto del passato, cioè tutte le canzoni viene comunque raccontato. Esatto. Quello che ha passato e come è cambiato, come le cose cambiano. Beh, secondo me il racconto e idea e struttura dell'album realizzato bene, ben fatto. Sono curiosissimo domani mattina di vedere un po' come si posiziona, no? Sì. Se riesce a spodestare Sfera, che adesso sta dominando tutto. Dominando il disco di platino. Forse oggi dominava Tedua, no, è risalito. 15 piani è... The best, insomma. The best. Mi ascolti. Vedremo. Intanto fateci sapere la vostra, cosa ne pensate di questo album. Commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace. Io ringrazio come al solito Robby e ci vediamo in un prossimo video, magari anche in una prossima live. Ciao ragazzi.